eccoci qua, gara 2 per quanto concerne la Race Attack 1000, mentre vanno ad incastonarsi tutti quanti i piloti dopo una gara 1 bella. Assolutamente bella, abbastanza combattuta, ci aspettiamo di vedere una gara 2 forse un po' più spinta. Sì, perché dai, abbiamo visto il grande sorpasso di Crifoy e Vanni di De Stefano in gara 1, che gli ha permesso di arrivare terzo. Valsecchi e Remoto se le sono promesse minacciandosele per tutta la gara, ma alla fine non c'è stato nessun sorpasso. Esatto. Bella gara, tempi altini. Sì, adesso vediamo in gara 2. Vediamo la risposta che abbiamo in gara 2, anche perché si corre ed è l'ultima gara del secondo round del Cremona Circuit. La bandiera verde che sventola dietro, intanto i semafori che si accendono, 1, 2, 3, 4 i semafori che si accendono, i semafori si spengono, via! Inizia la gara con tanto di impennate, impennatine, Valsecchi mi sembra partito nuovamente bene, sì, c'è Crifò questa volta che stava sopravanzando mentre andiamo subito con Gelsomino Papa e l'inquadratura proprio ferma e fresca su di lui che prova a scavalcare qualcuno, mamma mia. Attenzione. Rischio collisione, non è partito benissimo, Iari Remoto che si trova terzo in questo momento, Crifò, anzi forse addirittura è De Stefano che lo ha scavalcato e si trovano nelle prime quattro posizioni, sempre loro quattro, un'inquadratura larga con Valsecchi, mamma mia, partenza straordinaria, chissà. Chissà, indugeremo poi su una grande partenza di Valsecchi che prima non aveva creato questo vuoto clamoroso e cercheremo di capire, anche perché mi sembra che si possa parlare, dopo capiremo anche probabilmente alla fine della gara, capiremo se verrà data qualche penalizzazione, iniziamo ad avere qualche dubbio. Adesso però Valsecchi, andiamo live, Crifò dietro, Remoto e Di Stefano. Che gara ti aspetti, Andrea Tomi? Ma mi aspetto una gara sicuramente molto simile. Remoto forse ha scavalcato Crifò, eh. Ho visto, adesso vediamo. Mamma mia, Valsecchi se ne va. No, è ancora dietro. Sì, mi aspetto una gara simile a gara 1 con un Valsecchi che già in questo momento sta facendo vedere di aver preso del margine. Quindi vediamo adesso. Mi sembra, mamma mia, un po' sorpassi contro sorpassi. Papa è ingabbiato, viene, Gelsomino Papa viene sorpassato qui, facilmente tante moto, non però lo so. Poi rifrena e fa delle frenatone. Oddio, frenatona staccatona di Gelsomino Papa, qui è andato largo, qui è andato largo, infatti ha scavalcato, mamma mia che spettacolo, è Scaltritti quello, sempre lui, mamma, Valsecchi super primo giro di Lazzaro Valsecchi, con questo dubbio però che a me permane, Andre, sulla partenza, e dopo capiremo a fine gara anche con la direzione gara se verrà presa qualche ammenda o qualche reprimenda. Valsecchi, Remoto che ha scavalcato Crifò e De Stefano, sempre loro i primi quattro. Torchio quinto, compare, non vedo Pellegrinelli che non è nemmeno partito a questo punto, Andre. Eh già, non c'è proprio in classifica. Autore di una gran gara 1 Pellegrinelli non si vede comparire, mentre Gelsomino Papa si trova alle spalle di un paio di piloti con i quali se la sta veramente dando. È Baccino, quel Pietro che leggete lì, è Baccino che si trovava, partiva dall'undicesima piazza e ci sarà da combattere, caro mio Andrea. Tomio Valsecchi prova ad andarsene. E sì, se n'è andato. Ha già preso un bel margine. E secondo me sta facendo un secondo giro super. Perché lo vedo che sta prendendo Gelsomino Papa. Attenzione. Mamma mia. Non si arrende. A costo di andare largo, va largo e perde qualche decimo e viene scavalcato da Scaltritti nuovamente. Eh sì, continua. Anzi, era di nuovo Baccino. E ecco, questa è una cosa che ti ho sempre voluto chiedere. Nel tentativo di foga ne vuole sorpassare, tante volte fai peggio. Sì, esatto, si fanno degli errori perché vai là, alla fine per passare uno ti passano in tre, capito? Quindi delle volte è meglio. È meglio temporeggiare, esatto, aspettare, esatto, piuttosto che darsi e cercarsi anche di dare magari un aspetto, aspettare. Vediamo sì, come. Preso margine. Falsecchi ha chiuso in 1:36.989. Iniziano a essere tempi che mi aspettavo. Tempone pazzesco. Ad esempio, il primo dei secondi è Iari Remoto, 1:38.087. Vedi? Un secondo e uno di stacco. Lazzaro sta provando a salutare la compagnia ed andarsene. Sì. Ci permane quel dubbio, però, Andre. Questo poi lo deciderà il direttore di gara alla fine.
e se e così vi fosse daremo, e vi diremo poi quali sono così fosse, esatto, le ammende belle sono le solite, ti dà dei secondi di penalità sostanzialmente per una partenza che è avvenuta prima di quello che doveva essere, che probabilmente ha dato lo scatto alla Lazzaro Balsecchi, ma questo lo scopriremo alla fine, ci terremo il dubbio fino alla fine, probabilmente ve lo riproporremo fino alla fine, capiremo però poi alla fine quello che è successo. In direzione gara Balsecchi, Remoto, Crifò, De Stefano, Torchio, Gelsi, Fabretti, Allevi, Violi, Scaltritti, Baccino, Gioitta, Papa, Pellegrinelli, che eccolo qua a ricomparire in quattordicesima, vuol dire che ha fatto una posizione, una partenza disastrosa. Disastrosa. Ho avuto dei problemi, non sappiamo bene. E non possiamo neanche fare domande, anche perché siamo lontani, evidentemente, dal circuit, dalla gara. Papa è sempre. Non è invischiato sempre in qualche gioco con Gioitta, adesso con Baccino. Ti chiedo. Forse qui gli riesce lo scavicchio interno. Sì, gli riesce, si rimette in scia di Scaltritti. Poi c'è il rettilineo, può essere sorpassato, può sorpassare, può succedere di tutto, caro mio Andrea Tomio. Sì, sostanzialmente quel rettilineo lì abbiamo visto che è maledetto. È lunghissimo. Giardina sulla rocca. Si giocano alla sedicesima piazza. Guarda come va. Vanno, se le danno di santa ragione mentre sta per ultimare il terzo giro. Lazzaro Balsecchi, ti do qualche raffronto cronometrico per farci. Ad esempio, qui ha alzato la pedivella. 1.37.8. 1.37.8. 1.37.8. Remoto 1.37.6. 1.37.8 De Stefano. 1.38.5 Crifò, che sembra aver perso decisamente smalto. Sì, è vero. Però è vero anche che ha un buon margine. Attenzione, mamma mia, qua quanto hanno rischiato Papa e i suoi compari e i suoi amici, che si trova di fronte, qua ha rischiato tanto Gelsomino Papa, che si trova tredicesimo davanti Scaltritti, sempre con Scaltritti Papa, sì. Sembra che hanno creato questa liaison, questa amicizia tra di loro. Alla fine tu ridi e scherzi, Andre, siamo al tre giri e mezzo, siamo già a metà della seconda gara, sì. Questa ci sta passando tanto, diversa, sì. Molto, ti chiedo, ma c'è un motivo per questa differenza rispetto alla 600? In realtà, anzi, dovrebbe essere più combattuta. Le cilindrate minori di solito sono quelle un po' più attive, un po' più, tipo, se tu guardi una gara delle 300 vedi 1000 sorpassi al giro, la 600 anche, la 1000 in teoria, a meno che non stai guardando magari la superbike, però un po' meno. E quindi sì, semplicemente è stata una 600 prima un po' più tranquilla, ecco, un po' più tranquilla. Nel frattempo vediamo. Oh, largo! È entrato? Sì, è rimasto dentro, ma ha subito poi l'attacco, il sorpasso. Ha subito poi l'attacco, il sorpasso, evidentemente. Sto cercando di informarmi. Caro mio Andrea Tomio, tu pensi che io sia non sul pezzo, ma sto guardando i tempi e sto capendo poi. Per Balsecchi, tu dicevi effettivamente una frazione di secondi. Mamma, Balsecchi! Qui ha tirato un'altra bella tornata. 1.37.173 per Lazzaro, 1.37.3 per Remoto, 1.37.1 per De Stefano. Sì, però tutto quel distacco che lui si è preso l'ha preso in quel secondo giro, dove è andato come una scheggia. Quanto ha adesso di vantaggio sul secondo? Un secondo e mezzo. Un secondo e mezzo. Un secondo e mezzo e... Quindi ipoteticamente se ti danno 20 secondi di penalità per tenere la tua posizione dovresti dargli 20 secondi al secondo. E diciamo che mi sa che è un po' impossibile se vuoi rimanere primo. Poi capiamo anche un po' quale è effettivamente l'aspetto finale da considerare, mentre qui sta facendo degli intertempi clamorosi Balsecchi. Ecco, ti chiedo, può essere arrivata la notizia di una possibile penalità dal box? Sì, forse sì, se lo sanno, se che si sono accorti, sì, e quindi allora... gli chiedono di spingere come un pazzo, vai. E lui sta spingendo come un pazzo. Qui mi sa che stampa un euro giro, perché anche a occhio mi sembra che stia veramente cercando di abbissare un bel margine tra sé e tutti gli altri piloti, il buon Lazzaro Balsecchi, mentre effettivamente gli altri piloti in pista corrono ma non riescono a tenere il suo ritmo, che è forsennato, inferocito in questo momento. Papa, indovina con chi sta gareggiando? Con Scaltritti. Incredibile. Strano, non l'avrei mai detto. Non l'avresti mai detto. Ci sono anche delle canzoni che dicono non l'avrei mai detto. Quinto giro che sta per essere ultimato da parte di Lazzaro Balsecchi, Iari Remoto, De Stefano e Crifò nelle prime quattro. Quinto Torchio, ma dove prova a sorpassarlo? In posizioni impossibili, ma ci prova sempre esterno e poi prova, secondo te incrocia qua? No, non ce la fa. Non ce la fa ad incrociare, prova ad andare in rettilineo mentre vediamo qualche slow motion della fase iniziale della gara. È un Andrea Tomio che sta sudando anche, sì, per i piloti. Sì, guarda, proprio... Caldino? Fa caldo, ragazzi. Fa tanto caldo, e lo sa Andrea Tomio, che prima ci raccontava della difficoltà anche nel correre.
Sì, nel correre, nel mettersi a togliere la tuta, sai che sembra una manovra facile, ma credimi che dire a quando... Fabio Quartararo, che ha corso un paio di giri senza, ecco, una domanda secca, sì, una risposta secca, ma era da penalizzare quella cosa, non è colpa sua, ma non è un rischio. Sì, no, è pericolosissimo, sicuro, è una cosa pericolosa, anche perché davvero se cadi con la tuta aperta così a quelle velocità, cioè, rischi Mizzega. Il Mizzega mi sembra che sia abbastanza esemplificativo. Eliseo La Rocca, intanto, che partiva dalla 15ª piazza e sta lottando con Giardina & Co. Proprio per quella piazza sta provando anche lui a districarsi. È difficile, è molto difficile. Però chiaramente la Race Attack 1000 è questa e la sta dirigendo lo spartito Lazzaro Valsecchi, che si trova in prima posizione. Adesso vediamo se Lazzaro verrà punito per quella falsa partenza. Sicuramente sta spingendo come un forsennato nel tentativo magari di prendere una penalizzazione alta, ma che gli possa permettere di non arrivare. Mi ricordo delle gare che mi era successo anche a me una volta, e alla fine, tra una storia e l'altra, avevo preso 20 secondi, quello, però ero riuscito comunque a vincere la gara, perché avevo preso talmente distacco e ero riuscito, ma è stato tipo per un secondo, capito? Oh. Sì. Se lo sai che ti avvisano, Valsecchi, vedi che comunque di margine ne sta prendendo. 1:36.879, è il miglior giro. Io penso che magari l'abbiano anche avvisato, secondo me. Anche perché il remoto va in 1:38.3, 1:38.4 De Stefano, 1:39.4 Crifò. Dobbiamo fare anche la conta su Torchio, magari 1:43. Sai cosa? Questo può accadere se è una gara, non so, di 20 giri. Allora, 20 giri, tu inizi a dare. Papà ci sta facendo venire i capelli bianchi. Con Gioitta qui. Dicevo, una gara di 20 giri, inizia a dare un secondo e mezzo al secondo. Allora, si è anche preso quella penalità. No, la puoi ricucire il gap. Cioè, può essere che vinci, sì, ti tolgono 20 secondi, ma hai vinto lo stesso, capito? Quindi questo può succedere. In 7 giri è difficilissimo. Vuol dire che parliamoci devi dare, è quasi impossibile. Esatto. Devi dargli nemmeno 3 secondi a giro. Esatto. E non mi sembra possibile, e nonostante tutto e sta tirando, comunque sta andando forte. Sta facendo veramente una gran differenza. Io penso a questo punto che l'abbiano avvisato, sì, della probabile falsa partenza, e a questo punto sta provando a dare meglio di sé. Certo. Allora, a questo punto dobbiamo anche capire, Andre, poi facendoci un paio di calcoli, dove arriva Valsecchi alla fine della gara. Sì, io vorrei, invece mi piacerebbe capire un'altra cosa. Se lui adesso sta andando così, e in gara 1 stava girando 38, che se, perché non me, è andato così forte secondo prima? Me si è gestito la gara, secondo me, poi magari mi sbaglio. Attenzione, papa madonna, ne sta combinando di cotte e di crude. Meno male che c'è Gelsomino che ci sta facendo divertire. Sì, ogni tanto anche di spaventi. Magari lui si diverte un po' meno, ecco, questo sì. No, secondo me lui si sta divertendo e noi magari ci spaventiamo da qui. Nel frattempo entriamo nell'ultimo giro. 1:37.2 Valsecchi, che ha guadagnato tantissimo. Gli altri stanno andando più piano, ma dobbiamo capire il raffronto, e questo lo capiamo solo alla fine della gara. Passano Remoto, passa Di Stefano, passa Crifò, passa Torchio, passa Gelsi, sta passando Fabretti con Allevi, stanno passando un po' tutti. Giardina che sta lottando con La Rocca per la 14ª piazza. Tutti passano, ma noi dobbiamo capire che cosa è successo a Valsecchi e come alla fine verrà deciso il suo tempo finale. Esatto. E sì, poi bisogna farà il calcolo in automatico e nel caso gli dirà la alla posizione. Fine della gara, sicuramente nel collegamento finale, la chiosa finale che dura, avete capito, pochissimo, perché siamo stanchi anche noi, però vi daremo il check finale, almeno per capire quanto è arrivato Valsecchi, esatto. Quanto ha preso di penalizzazione. Una nuova fiction, quanto è arrivato Valsecchi. Per favore, tanto Valsecchi è anche un cognome abbastanza noto nell'ambito delle fiction. Veramente... Papa dentro! È strano, attenzione, che Papa va dentro, si diverte come un pazzo. Gelsomino Papa prova a scavalcare Scaltritti. Valsecchi sta per chiudere il final lap, come l'abbiamo chiamato, 7 su 7. Lazzaro Valsecchi, sempre lui, volando con un'inquadratura che adesso va su Gelsomino Papa, che ci aiuta evidentemente anche a capire quello che è stato. Adesso stiamo arrivando Lemmi con una certa pacatezza, con una certa calma, nell'atto finale di quello che è stata questa gara. Ti sei divertito, Andre? Sì, dai, sì, è stata una gara molto bella, assolutamente questa. Molto più scorrevole, più combattuta, più guarda combattuta. Lì ingressi esterni, interni. Lazzaro Valsecchi taglia il traguardo. E adesso capiamo, c'è un bel margine. Un bel margine ce l'ha, Di 20 secondi, evidentemente. Non sono 20 sul remoto secondi, che tiene la piazza su De Stefano. Esulta De Stefano, contentissimo. Esulta Crifò, quarto. Arriva Torchio, quinto. Secondo me, grosso modo, può essere, se la penalizzazione di 20 secondi è a
Torchio che può arrivare, guarda quanto spazio che c'è. Secondo me è Torchio quello che può provare a prendere Gelsi, Allevi, Fabretti. Arrivano tutti insieme, stanno arrivando un po' tutti. Andre termina qui gara 2. A questo punto nella chiosa finale diamo i raffronti finali per capire. Okay. A dopo. Qualche secondo con Fabrizio Giardina. Soddisfatto? Ciao. Fabrizio, ciao. Sì, ma soddisfatto, vogliamo fare sempre meglio, però ci siamo divertiti, quindi il divertimento è già una vittoria. Certo, adesso certo. Pian pianino arriveremo anche là davanti. Tempo al tempo. Allora ci vediamo a Cremona. A Cremona, dai. Certamente. Grazie, ciao, ragazzi. Fabrizio, ciao, grazie, ciao. Ciao. Noi a volte siamo stufi di parlare con i piloti, vogliamo parlare con le compagne che sono, ecco, il motore vero e proprio. Lo puoi dire forte. Ok. Quindi, più forte, dillo! Siete voi i veri motori per questi piloti qua? È vero! Ok, adesso però andiamo a chiedere qualcosa anche a lui, dai! Vieni qua, vieni qua! Vieni Eliseo! Dimmi tutto! Non sei contento? No, non sono contento, non perché contento. Fino a un'ora prima della gara eravamo lì a macchinare con la forcella, quindi quelle cose lì, se si riescono a mettere a posto prima, allora si può avere un po' il risultato, mentre ho dovuto fare cambiare le molle durante le qualifiche, provarla se andava, certo, bene o no, certo. È chiaro, occhio, scusa, che ecco, e quindi non potevo neanche pretendere di avere un grande risultato. La prima gara l'ho fatta un po' meglio, la, okay, seconda un po', forse sono stanco, poi mi ha cambiato tutta la forcella che la moto l'ho sempre sentita diversa ogni volta che, okay, entravo, okay. Ho fatto fatica a prendere, certo, la confidenza giusta, certo, con quella moto qui, perché è completamente diversa da quella che avevo. E sembrava che la prendevo in mano, sembrava, però tutte queste modifiche, tutti questi cambiamenti mi hanno un po' spiazzato. Certo, sono una serie di eventi avversi, diciamo. Speriamo che nella prossima gara, adesso martedì la porto subito dal sospensionista, sistemiamo le forcelle, sistemiamo, e poi cominceremo a provare. Veramente. Solo per girare, e speriamo che me la mette un po' in ordine. Noi saremo lì a Cremona ad aspettarti. Grazie. E noi vi aspettiamo. Certo. Grazie. E spero di giustificare la mia, diciamo, prova scialba, così, ecco. Grande Eliseo, grazie a voi. Grazie. Ciao, 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 ciao.